Antò, per favore, andiamo a dormire, se ci vede la mamma mi sgrida. No, non è come a dormire, che a quest'ora iniziano le signorine in televisione, no? Bella. Ma se chiami quel numero ti rispondono le signorine? No, la maestra d'inglese che fa l'appello, è normale che rispondono loro, no? Chiama, chiama. No, 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 Antonio, no, no. Chiama, no, no, chiama, no. Chiama, ti ho detto chiama, tieni. Ciao, sono Letizia, la regina che ti vizia. Oh, che dice? Che dice? Antò, c'è una che mi vuole viziare. E a me? Niente, non mi vuole fare niente. Dili che papà mio c'aveva la 144 card. Antò, ma non è che si pagano? E certo, 2540 lire più il min, max 8000. Il servizio è vietato ai minori di 18 anni. Se il sintomo persiste, consultare un medico. No. Che cosa state facendo? Che cosa vi state guardando a quest'ora? Il telegiornale. Il positivo di Wall Street. La borsa di Wall Street. Sì, papà mio c'ha degli investimenti a Panama. E con chi stavi parlando a te? Con la nonna. Non sentivi che dicevo sempre no, no, no? Dammi che la chiamo, dai. Dammi il telefono. Per favore, no, ma... Pronto? Mamma, ti ha chiamato Giuseppe per caso? Ma che ora sono? Le 4:27. Vaffanculo a te, Giuseppe. Ma mi devi dire subito il canale che lo devo bloccare. Ma me lo devi dire, muerto, non me lo so. Telecapri. Ecco qua. Mi fate schifo, tutti e due. Giuseppe sta piangendo. Comincia a chiedere soldi e non accetta. Che so cazzo, mo che arriva la bolletta.